Ci troviamo a Noli e qua sotto di me non c'è un villaggio d'alieni pronto a invadere la Terra, bensì c'è il Nemo's Garden o Orto di Nemo, un insieme di installazioni subacquee all'interno delle quali si coltiva. Un progetto del tutto stravagante che è nato 4 anni fa dall'idea di Sergio Gamberini, ingegnere e presidente di una nota azienda di tecnologia subacquea, che ha deciso di unire due delle sue grandi passioni, il mare e la subacquea, insieme al giardinaggio e alla coltivazione. Ebbene sì, dunque la novità è questa: sott'acqua si può coltivare. Volete scoprire come? Seguitemi. Un orto un po' diverso dal normale, un orto del tutto tecnologico. La struttura subacquea è costituita da 5 diverse biosfere distribuite a pentagono ancorate sul fondo, con al centro una piattaforma e l'albero della vita. L'albero della vita svolge due funzioni. La prima è un riferimento all'Expo di Milano del 2015, una fiera di livello internazionale, mondiale, al quale noi abbiamo partecipato per tutta la sua durata come progetto rappresentante l'Italia e la Liguria, e proprio in onore di questa partecipazione abbiamo voluto dare un seguito, dunque utilizzandolo un po' come il nostro simbolo per quest'anno. Inoltre svolge un ruolo fondamentale per quello che riguarda la tecnologia e la strumentazione. Difatti rappresenta un punto di smistamento di tutti i cablaggi che provengono dalla superficie della nostra torre di controllo, che seguono lungo il fondale fino ad arrivare sotto l'albero della vita, un po' come delle radici che vanno ad alimentare un qualcosa a sé. Qua ci troviamo all'interno della torre di controllo. La torre di controllo è l'appoggio per i subacquei che operano all'interno delle biosfere. Da qua inoltre partono tutti i cablaggi che arrivano alle biosfere e dai quali noi possiamo acquisire le informazioni delle biosfere riguardo l'aria e alla qualità del terreno e dell'acqua all'interno delle biosfere, e poi monitorarle sia in questa sede sia da remoto attraverso internet. Qua vediamo le telecamere interne alle biosfere che monitorano i vari ambienti, la biosfera 1, 2, 3 e 4. Possiamo vedere all'interno le ventole che fanno il ricircolo dell'aria, possiamo vedere le centraline che raccolgono i dati dai sensori e le portano in superficie, qua nella torre di controllo. Dario, mi ricevi? Sì, ti ricevo forte e chiaro. Ciao Gianni. Ciao Dario. Come vedete sono dentro una biosfera, una delle 5 biosfere dell'Orto di Nemo, a circa 8 metri di profondità, ma sono in costante collegamento con la superficie tramite un interfono, ma non solo, ho anche la possibilità di connettermi col mondo reale utilizzando il mio smartphone e una connessione internet. In questa schermata noi abbiamo i parametri letti nelle biosfere. Abbiamo il livello di temperatura, abbiamo il livello di umidità, ossigeno e anidride carbonica, valori molto importanti che permettono di assicurare un'aria respirabile all'interno delle biosfere. Come vedete le piante crescono bene, rigogliose. Qui sono dei pomodori. Questi sono dei pomodori, hanno circa 2 settimane. Abbiamo i fagioli, 5 giorni, incredibilmente alti e in salute. Questo progetto è nato 4 anni fa. È iniziato un po' per gioco, con l'idea di voler esportare dei sistemi di coltivazione in maniera alternativa, laddove nel mondo non è possibile coltivare oggigiorno. Beh, qui è molto particolare, abbiamo un sistema chiuso dove la temperatura si autoregola grazie al mare che ci circonda, e quindi una stabilità termica senza sprecare energia. La maggior pressione in questo ambiente ci dà la possibilità, o meglio, dà la possibilità alle piante di crescere più velocemente e in maniera migliore e con maggior
quantitativo di oli essenziali. Abbiamo scoperto col passare degli anni la possibilità di autoprodurre acqua dolce grazie a una differenza di temperatura tra l'interno della biosfera e tutto ciò che è all'esterno, quindi l'acqua che ci circonda. Questa differenza di temperatura fa sì che la superficie interna dell'acqua all'interno della biosfera evapori e si condensi intorno a tutte le pareti della biosfera. Condensandosi, quello che ne rimane è acqua dolce. Inoltre abbiamo un ambiente totalmente chiuso, privo di parassiti. Questo ci dà la possibilità di non utilizzare nessun tipo di antiparassitario e dunque avere un prodotto biologico. Con lo sviluppo del progetto è venuto fuori che non è soltanto un campo di ricerca per lo sviluppo di nuove serre o nuove tipologie di serre o nuovi concetti di coltivazione, ma è anche una vera e propria attrazione subacquea. Quindi non soltanto serre subacquee, ma una nuova attrazione turistica, un osservatorio subacqueo e chissà quante altre prospettive future ci potranno essere per una tipologia di habitat come questo.